La finale Brasile-Spagna ha riacceso le proteste per le strade di Rio de Janeiro, che proseguono da settimane per chiedere nuovi investimenti nel settore pubblico come scuola e sanità. Pesanti scontri sono scoppiati tra manifestanti e polizia. Il corteo per ora aveva attraversato pacificamente la città carioca, ma la violenza poi esplosa nei pressi dello stadio Maracanã, dove era in corso la partita. Una parte dei manifestanti avrebbe cercato di forzare il blocco di polizia vicino a quello che è considerato il tempio del calcio del paese. Al lancio di pietre e bottiglie incendiarie, gli agenti hanno risposto con cariche sparando pallottole di gomma e gas lacrimogeni. Tra i manifestanti ci sarebbero alcuni feriti. Il governo, che aveva mobilitato per arginare quest'ultima iniziativa 11.000 poliziotti, è apertamente criticato per l'uso eccessivo della forza.